Le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo quindi l'attivazione dell'impianto. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti l'istituzione di una commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, che sono la 802 Longo, la 925 Carè e altri, la 1129 Fitzgerald Nissoli e altri, la 2159 Ungaro, la 2239 Schirò e altri e la 2270 Siracusa. Quindi dispongo lo svolgimento delle audizioni informali in videoconferenza delle seguenti persone. Innanzitutto il dottor Michele Schiavone, che saluto e ringrazio, segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero. Quindi la dottoressa Silvana Magione, di nuovo che saluto e ringrazio, che è il vice segretario generale del CGE per i paesi anglofoni extraeuropei. Quindi il dottor Giuseppe Maggio, vice segretario generale del CGE per l'Europa e l'Africa del Nord. Quindi il dottor Mariano Gazzola, vice segretario generale del CGE per l'America Latina. E per ultimo il dottor Rodolfo Ricci, vice segretario generale di nomina governativa del CGE. A nome di tutti i colleghi do il benvenuto e ringrazio i nostri auditi per aver dato disponibilità immediata a contribuire a questo ciclo istruttorio deliberato dalla terza commissione e il cui svolgimento è stato delegato al Comitato Permanente degli Italiani nel Mondo e la promozione del sistema Paese. Do anche il benvenuto ai colleghi deputati che sono collegati in videoconferenza. In linea con quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento il 31 marzo scorso sulle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari per la prevenzione del contagio della pandemia da Covid-19. Vi ricordo che il CGE è stato istituito con la legge del 6 novembre del 1989, la numero 368, presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. È l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano la comunità all'estero. Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei comites nel mondo e delle associazioni delle comunità italiane e ha rappresentato un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del Paese, da parte anche delle collettività italiane nel mondo e allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e con le istituzioni del nostro Paese. Sono certo che dall'audizione odierna, con la quale si augura il nostro ciclo conoscitivo, potranno derivare utili spunti di riflessione sulle proposte di legge in esame e sull'intera architettura della rappresentanza degli italiani nel mondo, anche nella prospettiva del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Do quindi la parola al segretario generale Michele Schiavone. Prego, dottor Schiavone. Presidente, la ringrazio per l'invito e l'opportunità che ci dà di rappresentare le comunità degli italiani nel mondo attraverso il nostro organismo di rappresentanza, il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, quale nella sua introduzione ha fatto riferimento. In questa sessione di audizione, assieme al sottoscritto, sono presenti la dottoressa Silvana Mangione, in rappresentanza della Commissione anglofona, il vice segretario per l'Europa, il dottor Pino Maggio, il vice segretario per il continente dell'America Latina, Mariano Gazzola, e in rappresentanza dei colleghi di nomina governativa, il dottor Rodolfo Ricci. Ci avete chiesto di
darvi alcune di fare alcune considerazioni e dare diciamo dei pareri affinché la vostra indagine conoscitiva possa avere maggiori elementi rispetto alle 6 proposte di legge presentate da alla Camera dei Deputati da diversi deputati, e questa occasione ci è utile per ringraziare almeno i rappresentanti deputati eletti nella circoscrizione estera, alcuni dei quali sono promotori di queste proposte: l'onorevole Nissoli, l'onorevole Ungaro, l'onorevole Schirò, l'onorevole Borghesi, l'onorevole Lamarca, l'onorevole Siragusa, l'onorevole Fusacchia, l'onorevole Carè, l'onorevole Longo, l'onorevole Lorenzato, lei stesso e l'onorevole San Gregorio. Parliamo di una schiera di rappresentanza che ci onora per il lavoro che svolge a favore delle politiche per gli italiani nel mondo. E facendo una riflessione un po' compiuta sul fenomeno migratorio ed anche sull'architettura che con queste proposte va a completare la rappresentanza istituzionale, noi stessi siamo del parere che finalmente ci stiamo avvicinando, dopo circa 40 anni di discussione sulla rappresentanza nelle istituzioni italiane e l'espletamento del diritto di voto, davvero di uno degli ultimi tasselli che mancano in tutta l'architettura, ai quali si aggiunge anche la presenza in tutto questo periodo, soprattutto negli ultimi 30 anni, di 3 ministri per gli italiani nel mondo, cosa che ad oggi, soprattutto dalla 14ª legislatura, non si verifica. Dico questo soprattutto per complemento, in quanto lei stessa faceva riferimento ai passaggi costituzionali che hanno visto istituire i comites, prima si chiamavano COEMIT, successivamente il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, nonché cambiamento, un intervento di modifica della Costituzione nel 2000, agli articoli 48, 56 e 57, e la legge 459 del 2001, che finalmente riconosceva il diritto di voto agli italiani all'estero. La riforma costituzionale in particolare è intervenuta per modificare gli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione. Da quando gli italiani possono votare, noi all'estero abbiamo partecipato a 6 referendum. Quello del 29 marzo sarebbe stato il settimo, e abbiamo partecipato a 4 passaggi legislativi per rinnovare le rappresentanze nel nostro Parlamento. Dunque, queste proposte di per sé sono un passo avanti, perché negli ultimi anni ci rendiamo conto che la stratificazione della presenza degli italiani nel mondo, che oggi conta 6.152 connazionali iscritti alle anagrafi consolari, cosiddetto registro AIRE, rappresenta più o meno il 12% della popolazione nazionale. Dunque è nostro dovere riportare il fenomeno migratorio all'interno del discorso pubblico nazionale, proprio perché dopo la Lombardia la presenza degli italiani all'estero rappresenterebbe
un fattore numerico determinante per la rappresentanza del nostro territorio nazionale. E questo di per sé è significativo di come oggi è importante intervenire per rendere e attualizzare le politiche per gli italiani nel mondo, in quanto ad una strutturazione, ad una architettura che noi vorremmo si approssimasse alla perfezione, ci sarebbero le possibilità per interventi puntuali, soprattutto per quello che abbiamo potuto verificare negli ultimi 3 mesi da quando è scoppiata la pandemia in tutto il mondo. Ci rendiamo conto che senza questi strumenti, queste rappresentanze, che dal più basso, dal mondo dell'associazionismo al Consiglio Generale degli Italiani all'estero attraverso i comites e i 18 rappresentanti nei due rami del Parlamento, davvero avremmo avuto delle grandissime difficoltà a poter soddisfare gli interventi di emergenza che si sono manifestati in tutte le parti del mondo. È su questo che noi dovremmo ragionare in quanto l'ammodernamento delle istituzioni e non solo la riduzione delle rappresentanze. Noi pensiamo che sia giunto il momento per dare all'Italia le ali per volare, per dare al nostro paese la possibilità di poter competere anche attraverso le professionalità di tanti giovani che negli ultimi dieci anni concorrono ad arricchire i paesi di nuovo domicilio. È giunto il momento che anche noi, grazie a questa idea di ristrutturare, di completare l'architettura istituzionale, possiamo finalmente mettere in moto quello che è sempre stato un pensiero ed un obiettivo ideale forte, quello di chiudere il cerchio della mobilità per permettere a tutti i cittadini italiani di poter si trasferire soprattutto in Europa, perché siamo cittadini europei, ma in giro per il mondo non per necessità ma per volontà e per voglia di conoscere, di apprendere e soprattutto per diventare mediatori ed interpreti di un'Italia moderna, di un'Italia che ha bisogno di digitalizzarsi, ha bisogno di creare condizioni nuove per poter stare anche sui mercati internazionali e soprattutto per essere al piede, l'avanguardia per la conferma dei diritti dell'uomo, dei quali ogni tanto qualcuno si dimentica. Lo abbiamo potuto constatare in questa fase del Covid e grazie soprattutto ai singoli, alle associazioni, lo ripeto affinché resta negli atti, noi abbiamo potuto riportare in Italia, ovvero il governo ha potuto riportare in Italia oltre 90.000 connazionali bloccati in giro per il mondo. Il fenomeno migratorio è un fenomeno antico, e antico quale può essere il fenomeno del Mezzogiorno. Da prima dell'Unità d'Italia avevamo nostri connazionali in giro, in tutti gli angoli del mondo. Questo esodo purtroppo non è terminato, si è accentuato soprattutto negli ultimi anni. E appunto di fronte a queste nuove interpretazioni della mobilità abbiamo bisogno davvero di rispondere con strumenti nuovi, adeguati. E grazie ai nostri deputati che hanno presentato le 6 proposte di legge, oggi pensiamo
che si possa ricomporre e creare un filo conduttore dal basso all'alto nei palazzi delle istituzioni, affinché ci sia una trasmissione di esperienze, ma soprattutto di pratiche e di indirizzo, affinché le politiche per gli italiani all'estero non siano più viste, vissute e praticate come un alibi, ma che diventano motore per rafforzare l'immagine, la proposta e le proposte del nostro paese. Noi, al termine di questa nostra audizione, metteremo a disposizione della presidenza del Comitato per gli Italiani all'estero un testo che possa essere utile anche per eventuali proposte, diciamo, aggiuntive a quelle splendide che abbiamo potuto notare e leggere nelle sei proposte dei parlamentari. Per cui, oltre a ringraziarvi, ci tengo davvero a sostenere il vostro progetto affinché possa diventare strumento di forza per completare finalmente quella che è la rappresentanza istituzionale del nostro paese, soprattutto perché negli ultimi, nella 14ª, 15ª, 16ª e 17ª legislatura, gli italiani all'estero avevano due comitati di rappresentanza, uno dei quali nella 18ª è venuto meno. Serve a noi, serve ai comites, servono agli italiani che vivono il mondo rapportarsi affinché ci sia un collegamento continuo, diretto, per poter dare anche delle risposte a chi ne ha necessità. Chiedo al collega Pino Maggio eventualmente di intervenire. Oh, grazie dottor Schiavone. È molto positivo il testo per le integrazioni e i vostri suggerimenti che analizzeremo in dettaglio. Grazie mille. Ma io ora darei la parola alla dottoressa Mangione. Pino Maggio, è previsto dopo la Mangione. Come volete voi, mi dicono i funzionari, mi dicono come preferite. La dottoressa Mangione era prevista prima del dottor Maggio. Sì, in quanto donna e in quanto collega, va bene. Perfetto, grazie mille. Dottor Maggio, prego. Intervengo io? Sì, Pino, dai. Io prendo, sì. Sì, grazie. Presidente, colleghi, onorevoli parlamentari presenti in questa assise, mi permetto di appunto dare, dopo aver letto non approfonditamente le proposte di legge che ci sono state presentate, perché per questione di tempo, mi permetto, si è soffermata la mia lettura su due o tre punti che mi permetto in questa sede di approfondire. Il primo punto è l'integrazione dei nostri connazionali all'estero. Urge comunque la necessità di trovare politiche adatte affinché non si verifichi quello che si è verificato con le prime generazioni, cioè le prime generazioni sono state, come dire, lasciate alle politiche di integrazione degli stati che li hanno accolti, e questo secondo me è stato un errore, perché le politiche di integrazione dei nostri connazionali all'estero vanno seguite e vanno interloquite insieme ai paesi di accoglimento. Devono essere interlocutori importanti, perché altrimenti va
finisce come è finita la prima generazione, e cioè ci sono dei nostri connazionali che hanno perso la propria lingua, hanno perso la propria identità, hanno perso la propria cultura, e questo secondo me non deve più accadere, non deve più accadere. E appunto una integrazione che deve essere coordinata, diciamo, anche da parte del nostro paese, coinvolgendo appunto i paesi di accoglienza. E la seconda questione che mi sembrava opportuno approfondire era l'informazione. Senza informazione non ci sono diritti, senza informazione non c'è integrazione, appunto. È opportuno conoscere ed essere informati prima di lasciare il nostro paese. E questo non voglio dirlo perché, come dire, voglio incentivare i nostri connazionali a lasciare il proprio paese, perché la prima opportunità deve essere considerata e deve essere data, secondo me, dalla nostra Costituzione e dal nostro Stato. Dovrebbe occuparsi in primis lui di trattenere le proprie menti, le proprie persone, e senza farle emigrare. E appunto, se e laddove esiste la opportunità di vivere in un altro paese per opportuna, come dire, volontà, e allora l'informazione diventa importante. E lasciatemi per concludere dire ancora una cosa. Per quanto riguarda l'Europa, io credo in una integrazione europea, io credo in una Europa forte, e noi siamo in Europa 3 milioni di cittadini italiani. Insieme a noi 3 milioni di cittadini italiani vivono altri 17 milioni di cittadini che vivono in Europa e si spostano e hanno un movimento anche in Europa. Ora, cercare di dare voce, cercare di giocare un ruolo, come dire, anche di protagonisti in quanto italiani, e portare per mano questi altri 17 milioni di cittadini che si spostano in Europa e cercare di garantire loro un punto di riferimento all'interno dell'Europa, vuoi che sia un commissario europeo, vuoi che sia una commissione europea che possa occuparsi di questo movimento, che possa occuparsi di questi diritti o di queste istanze, secondo me sarebbe una cosa auspicabile, e che si possa mettere in discussione, o magari come elemento come elemento appunto della commissione costituenda. E per quanto riguarda invece la questione dei diritti, e certo, avendo delle nuove migrazioni, noi abbiamo dei diritti che sono che devono essere rimessi, abbiamo delle convenzioni, scusatemi, che devono essere rimesse in discussione, perché ci sono delle convenzioni di carattere previdenziale e anche di mercato del lavoro e di salute pubblica, che fanno data dal 1970. Riprendere a discutere, riprendere a fare delle proposte per cambiare, o per, come dire, sì, aggiornare, diciamo così, in base alla nuova immigrazione, queste convenzioni, almeno parlo dal punto di vista europeo, secondo me sarebbe anche un buon viatico per una integrazione europea. Io ho finito, vi ringrazio per avermi ascoltato, scusate l'emozione, ma io sono un soggetto molto emotivo. Grazie dottor Maggio, grazie per il suo contributo alla discussione, il contributo all'istituenda bicamerale.
E adesso passo la parola alla dottoressa Mangione. Occasione estremamente importante di dialogo. La Commissione continentale, della quale sono vice segretario generale, comprende 4 paesi e 3 continenti. 4 paesi del G20, Australia, Canada, Stati Uniti e Sudafrica, 2 paesi del G7, Stati Uniti e Canada. Ha quindi un peso di tipo diverso e una composizione, una possibilità di contributo di tipo diverso da quello che così eloquentemente stava citando prima il collega Pino Maggio per quanto riguarda l'Europa. Vorrei che fossimo anche noi al punto in cui si avviasse una discussione su diritti federati, confederati, riuniti di questi 4 paesi. I 4 paesi che, dei quali mi occupo, hanno esperienze simili e anche situazioni completamente diverse. 2 appartengono al Commonwealth ancora, hanno come loro capo la regina d'Inghilterra, Canada e Australia. Altri 2 sono 2 democrazie, ognuna delle quali in questo momento laboratori in divenire. Per quanto riguarda noi e la nostra presenza nei 4 paesi, posso dire che tutti e 4 sono laboratori del futuro, perché sono laboratori del possibile, ma anche di una serie di difficoltà da superare, tenendo conto del rapporto tra le varie stratificazioni della nostra emigrazione. Ecco che l'avvento della bicamerale, che spero riusciate a far approvare il più rapidamente possibile, a costituire il più rapidamente possibile, offre il momento perfetto in questa fase storica per dare al Consiglio Generale degli Italiani all'estero finalmente un interlocutore diretto, e non dico uno solo, ma un interlocutore diretto principale, perché molte delle nostre proposte si sono arenate nei piccoli rivoli del adesso parlo con questo, poi parlo con quell'altro, poi cerco di ottenere il sostegno di quell'altro ancora. All'interno della bicamerale noi potremmo riuscire a trovare il luogo nel quale si concordano le azioni per rendere più chiara anche all'Italia la enorme ricchezza rappresentata da tutti noi che viviamo all'estero nei numeri che stava citando prima il segretario generale. La prima cosa che io ho visto è stato che ognuna delle proposte di legge ovviamente propone una diversa struttura della bicamerale. Su questo non entriamo, sono decisioni vostre, purché ci sia all'interno della bicamerale lavorino congiuntamente sia gli eletti all'estero che gli eletti in Italia. È ovvio che con il taglio ai parlamentari eletti all'estero, i miei 4 paesi praticamente spariranno. Se riusciranno a produrre in tutto almeno un deputato, sarà già un enorme regalo di Dio, ma voi sarete l'interlocutore di cui parlavo prima. Vedo con altrettanto piacere e gioia che ognuna delle leggi elenca una serie di temi da affrontare. Ne manca uno che suggerisco e che inseriremo nel nostro documento, o non è abbastanza sottolineato in tutte le proposte, ed è quello della sensibilizzazione dell'Italia a quella che è la realtà degli italiani all'estero. Siamo ancora fermi a grandi stereotipi, a grandi classificazioni non collegate le une alle altre, e in questo modo si perde anche l'interesse e il legame che può esserci sia con gli italo-discendenti, gli oriundi, che con i nuovi. Pronto? Sentiamo benissimo, dottoressa, prego. Ah, benissimo, vi ho perso completamente, l'importante è che mi sentiate, che mi vediate. Sentiamo benissimo. Assolutamente, e sia con le nuove generazioni. E quindi questo deve diventare materia di non soltanto informazione a
perché in questo momento noi riceviamo informazioni dall'Italia dirette verso l'estero, ma informazioni con, dobbiamo a vicenda tenerci a corrente di quanto sta succedendo. Fra i temi ne ho scelto uno solo del quale parlare, ed è quello della lingua. La lingua italiana, la promozione dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero non deve più essere visto come un fatto assistenziale, ancora chiuso nei termini di una legge che era vecchia quando è stata approvata nel 1971, e cioè la legge 153. La lingua e la cultura sono il veicolo fondamentale della promozione del sistema paese. E in questo momento in cui l'Italia ha bisogno di rilanciarsi e di rinascere, è chiaro che la internazionalizzazione dell'Italia passa anche attraverso la italianizzazione dei gusti e una conoscenza non stereotipa dell'Italia stessa. L'insegnamento della lingua e della cultura serve al mantenimento del legame con le generazioni della emigrazione tradizionale, ma anche deve servire a un nuovo particolare che sta emergendo, e cioè quello dei figli piccoli delle famiglie giovani della cosiddetta nuova mobilità, che imparano l'italiano in casa assorbendolo da mamma e papà, ma poi appena vanno all'asilo e cominciano a parlare la lingua di uno dei miei quattro paesi, cioè l'inglese, perdono l'italiano perché non è strutturato grammaticalmente, sintatticamente nella loro capacità di esprimersi. Una lingua imparata ad orecchio è una lingua che non si possiede. Ecco dunque che è necessario che si prevedano per la promozione della lingua e della cultura italiana ben altri interventi da quelli che finora sono stati concepiti e finora sono stati attuati, e che si snelliscano tutte le procedure e si comprenda che l'investimento nella promozione dell'insegnamento dell'italiano, lingua e cultura, è un investimento nel futuro economico, commerciale, finanziario, politico, di rapporti esteri dell'Italia, e quindi il collegamento più importante. Oh, grazie dottoressa Mangione per il suo contributo. Do adesso la parola al dottor Gazzola. Grazie Presidente, grazie dell'invito a lei e a tutti i componenti del Comitato. Io, condividendo quanto hanno detto i colleghi, mi soffermo sulla necessità che è presente in tante, per non dire in tutte, le proposte di Costituzione della Bicamerale, di adottare un approccio moderno, un approccio aggiornato delle problematiche che riguardano gli italiani all'estero. Oltre a seguire le problematiche tradizionali che sono ancora irrisolte, è auspicabile che la costituenda commissione possa seguire tematiche alle quali non sempre noi italiani all'estero siamo stati chiamati alla discussione. Per esempio le problematiche dell'internalizzazione e della cooperazione. Tematiche fondamentali per mettere in piedi una politica di promozione integrata dell'Italia nel mondo. Proprio per poter agire su queste specifiche problematiche, la bicamerale non può essere una commissione sulle migrazioni e sulle mobilità, ma bensì una commissione sugli italiani all'estero, perché sì, è vero, è verissimo che le migrazioni, soprattutto le nuove mobilità, hanno tanto a che fare con l'internalizzazione e la cooperazione. Ma non è meno vero, non è meno certo, che chi come noi non abbiamo mai emigrato, perché siamo nati e vissuti sempre all'estero, abbiamo un ruolo importante da svolgere, da giocare nella promozione dell'Italia nel mondo. Le nostre comunità, come voi ben sapete, ma tengo a sottolinearlo, oltreoceano, soprattutto in America Latina, sono costituite da un'ampia fascia di seconda e di terza generazione, di persone
che non solo sono i consumatori dei prodotti, dei servizi che le imprese italiane possono portare all'estero, ma anche persone che possono, e lo fanno già, mettere le loro professionalità al servizio delle imprese che intendono internazionalizzarsi. La cooperazione, quella culturale, quella scientifica, quella accademica, se vale oggi sì degli italiani di nuova mobilità, ma se vale anche oggi degli oriundi, alcuni dei quali vengono in Italia a dottorarsi, a formarsi, a completare la loro formazione. Se noi vogliamo fare una promozione integrata dell'Italia nel mondo, non possiamo non guardare complessivamente il mondo della nuova e della vecchia immigrazione, il mondo dei cittadini e degli oriundi, il mondo degli italiani e di quelli che vengono chiamati italici. Noi siamo certi che la bicamerale, costituenda bicamerale, dovrà sì studiare e promuovere interventi per favorire la internazionalizzazione e la cooperazione, ma questa è anche la nostra richiesta, cioè che la bicamerale possa anche studiare e promuovere interventi per consentire la partecipazione delle comunità e delle sue strutture, cioè le associazioni, il comites, il CGE, nella formulazione, nella programmazione e nell'attuazione integrata della promozione integrata d'Italia nel mondo. Grazie. Grazie. Grazie, dottor Gazzola. Do adesso la parola all'ultimo degli auditi, il dottor Ricci. Sì, grazie Presidente. Non so se riuscite a sentirmi bene, perché purtroppo ho un temporale. Chiederei un segnale di se mi riuscite a sentirmi. Dottor Ricci, la sentiamo molto male. Lei proviamo. Ma mi suggeriscono se può togliere la videocamera, la connessione dovrebbe migliorare almeno per l'audio. Noi adesso non sentiamo niente, dottor Ricci. Infatti. Dottor Ricci, adesso noi non sentiamo niente, se può provare a togliere la videocamera. Allora. Eccoci. Adesso mi sentite? Adesso penso di sì, provi, andiamo avanti. Ok, allora vado subito ai punti che mi premeva sottolineare, formulando comunque gli apprezzamenti ovviamente per questa iniziativa per addivenire alla questa commissione, che spero che sia permanente, perché come già detto dai miei colleghi, diciamo, consentirà sicuramente un'interlocuzione proficua tra le rappresentanze di base delle nostre collettività e l'attività parlamentare. Ce n'è bisogno, perché in questi anni in cui si è continuato a lavorare molto da parte almeno del CGE, delle associazioni, di tutte le componenti organizzate dell'emigrazione, quello che talvolta è mancato, diciamo, è stata un po' la capacità di avere un rapporto solido con il Parlamento, diciamo, comunque di attivare tutte quelle occasioni di ascolto che sarebbero state necessarie. E quindi io intervengo essenzialmente su due punti, premettendo che ci troviamo in questa congiuntura particolare, ovviamente sia per la pandemia, ma in una congiuntura che forse era iniziata prima ed era quella che in qualche modo il Paese era chiamato a riprogrammare parte, insomma, del suo sistema, diciamo così. In questa riprogrammazione che sta avvenendo in questi mesi, io credo che sia importante che l'emigrazione nel suo complesso
entri come un soggetto attivo, sia sul piano perché è portatore, portatrice, tutte le collettività, di una serie di diritti, ma anche per ciò che queste collettività possono dare allo sviluppo e al rilancio del paese. È già stato detto da alcuni miei colleghi, ma soltanto per dire che la commissione bilaterale spero che si attivi proprio in un momento fondamentale della storia del paese e direi strategico, e quindi l'invito è quello di vedere se riusciamo a programmare anche l'attività del CGE sicuramente e anche il colloquio con questa commissione in termini prospettici, nel senso che sicuramente ci sono tutta una serie di problematiche da approfondire, da monitorare con molta attenzione, ma l'importante è anche fare quest'opera di monitoraggio, di analisi, proiettandola verso i prossimi decenni. Noi abbiamo già iniziato da un decennio più o meno, diciamo, a vedere la ripartenza di questi flussi emigratori consistenti sia verso l'Europa sia verso altre aree del pianeta, di nostri giovani, di giovani con una formazione spesso medio-alta, diciamo, una formazione, un'educazione scolare o universitaria. Molti ricercatori, come sappiamo, sono all'estero, li abbiamo visti in TV in questi giorni, spesso intervistati, no? Per le questioni con cui abbiamo dovuto a che fare. Ecco, questo è un patrimonio straordinario del nostro paese che non va, che va assolutamente recuperato e che in qualche modo va anche tenuto più in considerazione del passato, perché credo che nell'operazione di rilancio abbiamo bisogno di valorizzare al massimo tutte le competenze che poi a spese dello Stato, a spese delle famiglie, noi siamo in grado di formare. Tutto sommato vediamo che riusciamo a formarle anche con livelli interessanti e riconosciuti un po' in tutto il mondo. Quindi la nuova immigrazione è una delle questioni da tenere presente molto assiduamente, facendo riferimento anche direi agli articoli della nostra Costituzione che richiamano l'emigrazione, l'articolo 35 che ovviamente riconosce la libertà di immigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e poi si impegna a tutelare il lavoro italiano all'estero. E allo stesso tempo vorrei far riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in cui la Repubblica rimuove, dice l'articolo 3, gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Queste due cose dobbiamo tenerle ben presente, perché dall'attuazione di questi due articoli, per quanto riguarda appunto il mondo dell'emigrazione, in qualche misura, e io penso in una forte misura, ne risenterà positivamente o meno il futuro dell'Italia. La nuova immigrazione, posso continuare? Sì, sì, certo, dottor Ricci, certo, dottor Ricci, prego. Grazie. La nuova immigrazione va anche monitorata per ciò che può apportare in termini di contributo decisivo al rilancio di alcune aree del nostro paese, in particolare del meridione, come anche di tutte le aree interne del paese, che non sono solo quelle del meridione, attraversano l'intero paese, le zone appenniniche interne, molte delle valli alpine che sono state coinvolte in fenomeni appunto di spopolamento, di decremento demografico molto accentuato. Allora, l'interlocuzione sia con le ultime generazioni, in particolare dico dell'emigrazione consolidata fino agli anni 70, sia con la nuova emigrazione, è un fattore strategico per il paese, con cui il paese deve sapersi misurare e deve essere in grado di coinvolgere pienamente queste figure. L'altra cosa, e vado a concludere, che intendevo sottolineare, è che nelle varie proposte di legge che ho visto, tutte apprezzabili secondo me, e forse le ultime recepiscono in misura, le più recenti, diciamo, recepiscono di più alcuni temi e questioni che sono stati oggetto di particolare attenzione da parte del CGE negli ultimi anni,
ma insomma complessivamente io credo che si possa dare un giudizio positivo dei tentativi di strutturazione di queste proposte di legge. Ecco, però non ho trovato in modo esplicito citato ciò che costituisce, a mio parere, il tessuto connettivo vero delle collettività, che è l'associazionismo. Senza questo tessuto connettivo, forse noi non potremo parlare di collettività come ne possiamo parlare oggi, perché i fenomeni migratori, come sapete, sono fenomeni spesso anomici, o meglio, tendono all'anomia, alla divisione delle persone. Le persone si muovono con progetti migratori spesso molto individualizzati, singoli. Il fatto che invece possiamo parlare di collettività è legato essenzialmente al grande lavoro che storicamente è stato fatto dai nostri migranti insieme, sia per tutelare la propria identità ed in parte ci sono riusciti, ma sia per costruire appunto un tessuto, per costruire una socialità livelli, diciamo, di partecipazione su cui poi è stata costruita la presenza dei comites, del CGE e anche della rappresentanza parlamentare per la parte che riguarda gli eletti all'estero. Quindi sostenere e tenere ben presente che dobbiamo salvaguardare questa presenza associativa credo che sia un altro fattore strategico da tenere presente, e io auspicherei che nella legge definitiva, diciamo, che sarà approvata, sia presente questo elemento da cui poi appunto in qualche modo discende anche la capacità di fare bene, anche di dare un contributo all'internazionalizzazione del paese, all'insegnamento della lingua e cultura italiana e così via, perché anche tutte queste entità sono forme articolate del più ampio associazionismo di partecipazione. Grazie. No, grazie. Grazie, dottor Ricci. Chiedo quindi se ci sono domande o osservazioni da parte dei colleghi. Per i colleghi che sono presenti in aula, per riprendersi dalla web TV, bisogna svolgere i propri interventi dal banco della Presidenza. E io ho già segnato i colleghi onorevole Siracusa, Nissoli, Ungaro e Soriano. Siracusa, ok, rinuncia. Quindi ripeto, Nissoli, Ungaro e Soriano. Nissoli, l'onorevole Nissoli è da remoto, quindi do la parola all'onorevole Nissoli. Grazie. Sì, ok. Allora io, grazie Presidente, saluto e ringrazio tutta la rappresentanza del CGE che ci ha portato oggi la propria riflessione in merito appunto alla richiesta dell'istituzione di una bicamerale per gli italiani all'estero. Il fatto che ci sia un impegno trasversale, come ho sempre auspicato, credo che sia molto importante ai fini della concretizzazione di questo progetto di legge, che sarà proprio un nuovo strumento parlamentare anche per gli italiani all'estero. Purtroppo con il referendum ci sarà il taglio dei parlamentari e probabilmente, anzi sicuramente, passerà. Quindi questa commissione sarà fondamentale, perché sarà come un luogo specifico per elaborare proprio quelle politiche migratorie trasversali ai lavori delle varie commissioni, dal momento che poi, anche dato che saremo meno, avremo anche meno tempo per essere più incisivi, diciamo così. E quindi la bicamerale rappresenta dunque questa risposta, questo adeguamento istituzionale alle nuove condizioni, ma anche l'esigenza di uno strumento di raccordo snello e autorevole che saprà inserire le politiche, mi auguro, dell'immigrazione nell'agenda politica del nostro Paese. Quindi in questo contesto è importantissimo la collaborazione con voi, con il Comites, con il CGE e anche con le associazioni, e quindi vi ringrazio insomma per tutte le... Aspetta, io mi stavo rileggendo la mia proposta di legge, perché Ricci diceva che le associazioni che non erano state citate, però io all'articolo 2 dicevo promuovere lo studio di problematiche inerenti alla rappresentanza italiana all'estero. Aspetta, lo stavo rileggendo mentre mi avete...
insomma, avevo citato il ruolo delle associazioni, quindi speriamo che... Aspetta, dov'è che... Vabbè, poi l'avete anche voi il mio progetto di legge, quindi all'articolo 2, certo, le associazioni spero che entreranno a far parte, che sono importanti. Vabbè, niente, grazie e grazie. Grazie, onorevole Nissoli. Do la parola all'onorevole Ungaro, sempre da remoto. Troppo prudenti e per non correre rischi che da noi obiettivamente ci sono, perché abbiamo anche una magistratura molto attiva, diciamo così, spesso poi bloccano una serie di... Onorevole Ungaro, non la sentiamo, sentiamo solo dei rumori in sottofondo. Noi abbiamo da... Però vedo che non sta parlando. Eccomi, ecco, mi sentite adesso? Mi sentite? Sì, prego. Okay, intanto ci tenevo a ringraziare il segretario generale del CGE e anche tutti i vicepresidenti che hanno parlato. Io volevo chiedere se possibile, ringrazio per essere venuti, per il sostegno a questa iniziativa che, se non sbaglio, insomma, ha una storia lunga negli anni e condivido anche l'emozione del vicepresidente Pino Maggio. Volevo chiedere due cose. La prima, se verrà depositata una memoria scritta per poter affrontare in maniera anche più profonda alcune delle tematiche che sono state illustrate. E secondo, se nello specifico, scusi, ma adesso una domanda molto, molto specifica qui, il CGE si sente di dare un consiglio a questa commissione e a legislatori qui presenti in tema della composizione numerica della commissione. Ecco, mi inviterei a queste domande. Grazie, Presidente. I giorni sono state enormi, penso che i punti dopo quello che... Grazie, onorevole Ungaro. Do la parola all'onorevole Soriano, se si vuole accomodare qua per essere ripresa dalla Web TV e farsi vedere, insomma, da tutti. Grazie. Grazie Presidente, volevo ringraziare tutti gli ospiti per il prezioso contributo e per l'entusiasmo con cui hanno accolto le diverse proposte di legge. In quanto relatrice, il mio obiettivo è quello di coniugare le richieste dei diversi presentatori, quindi ottenere un testo che sia il più ampio e condiviso da tutti. Quindi apprezzo i vostri suggerimenti, in particolar modo appunto il sottolineare la questione migratoria, la questione dell'associazionismo, che sono tutti temi già comunque entrati nella bozza di proposta di legge che stiamo già elaborando, che appunto è una bozza che coniuga le sei proposte. Quindi ringrazio veramente il vostro contributo per averci reso ancora più edotti sull'importanza di questi temi, che sicuramente avremo modo di approfondire chi farà parte della commissione bicamerale. Obiettivo infatti è quello di rendere la commissione bicamerale permanente, cosicché non vi siano poi problemi come quelli sorti in questa legislatura, e affinché voi possiate avere quindi un interlocutore fisso ogni legislatura da qui in avanti. Vi ringrazio anche per i contributi che ci vorrete dare, che ovviamente con l'accordo di tutti i presentatori presumo vedremo di far entrare nella bozza definitiva, nella proposta definitiva di legge. Grazie. Grazie onorevole Soriano, do la parola all'onorevole Fassino, prego di accomodarsi qui al banco della Presidenza, grazie. Sì, grazie naturalmente ai nostri amici, colgo l'occasione anche per salutare in particolare Schiavone Mangone con cui ho avuto la possibilità di collaborare in altri periodi. Solo una considerazione che peraltro corrisponde alle valutazioni e alle considerazioni che abbiamo ascoltato.
e cioè la scelta di dare vita a una commissione bicamerale per gli italiani nel mondo vuole appunto dotare il Parlamento di uno strumento che faccia riferimento a tutte le complesse problematiche che si pongono oggi in un mondo molto più interconnesso, molto più globale, molto più interdipendente, alla nostra presenza nei diversi paesi, nei diversi scacchieri. Cosa voglio dire? Voglio dire che, come è già stato sottolineato dai nostri interlocutori, negli ultimi 20 anni, noi abbiamo avuto 30 anni, abbiamo avuto un processo di evoluzione della presenza italiana nel mondo che ha allargato il profilo dalla tradizionale migrazione connessa alla necessità di ritrovare fuori d'Italia condizioni di lavoro e di vita che consentissero di costruirsi un futuro, e che è stata la molla dell'emigrazione per oltre un secolo e mezzo di milioni e milioni di italiani. Negli ultimi 30 anni sappiamo che flussi migratori classici, diciamo, sono venuti calando, mentre sono cresciuti molto flussi di mobilità migratoria connessi diciamo a evoluzione, alle relazioni economiche, all'attività accademico-universitaria, all'attività della ricerca, alle attività, diciamo, di varia natura, che hanno portato tantissimi cittadini del nostro paese a collocare la propria attività e proprio anche la propria vita altrove, sulla base di molte appunto ragioni. Questo comporta un approccio più largo, con un profilo più globale anche da parte del Parlamento italiano nell'affrontare la questione della presenza italiana nel mondo. Quindi io penso che, ma questo lo si ritrova anche nelle cose che la Mangione e Schialone, Ricci ci hanno detto, credo che appunto questo è un po' il senso dell'operazione che si vuole fare. A questo connetto poi un altro tema, e cioè che noi giustamente ci occupiamo in primo luogo di 6 milioni di cittadini italiani che con cittadinanza italiana risiedono all'estero. Dobbiamo sapere, lo sanno per primi i nostri interlocutori, che c'è un'altra Italia nel mondo. Ci sono 60 milioni di cittadini nel mondo che sono discendenti di italiani. E mentre in altri tempi tu andavi in America, in Sudafrica, in Brasile, dopodiché quella era la tua nuova patria e il legame con il paese da cui eri partito era molto aleatorio, si traduceva al massimo per ritornare 2 volte nell'arco di una vita in Italia, oggi i processi, diciamo, le moderne tecnologie, la facilità di mobilità, l'interrelazione che si è determinata e si determina ogni giorno nella vita del mondo, fa sì che il rapporto con l'Italia sia un rapporto molto più stretto anche da persone che si sono allontanate da tempo o addirittura non sono nate qui ma sono discendenti. Ma si è determinata, no, nel mondo di oggi una delle opportunità di relazione molto più grandi. Noi questo è un altro tema che vogliamo vedere, cioè avere una capacità di riferirsi prima di tutto, certo, a tutti coloro che sono italiani e vivono altrove, ma poi a quel patrimonio straordinario che è costituito da 60 milioni di persone discendenti di italiani e che negli ultimi 20 anni, in virtù della maggiore facilità di relazione, hanno ritrovato spesso una relazione col paese che i loro padri e i loro nonni invece avevano, come dire, in qualche modo archiviato. Ultima questione, è stato evocato il problema linguistico, che io considero molto importante. Naturalmente non sfugge un aspetto, che siccome viviamo attaccati alle tecnologie digitali, le tecnologie digitali sono anglofone. E tutta la digitalizzazione è fondata sull'anglofonia, no? Il che naturalmente non riduce l'importanza della diffusione della lingua italiana, ma dobbiamo sapere che, come dire, bisogna pensarla, organizzarla e promuoverla tenendo conto che c'è un, tra virgolette, passatemi questa espressione, un concorrente strutturale che è dato dalle tecnologie, che quelle sono anglofone e abituano a stare dentro l'anglofonia. Quindi
a maggior ragione c'è bisogno di mettere in campo un'azione di supporto, sostegno e promozione della diffusione della lingua italiana, perché naturalmente questo non, diciamo, oggi è meno facile. Ecco. Ringrazio naturalmente i nostri amici e terremo conto ovviamente dei loro suggerimenti. Grazie. Io ringrazio l'onorevole Fassino e do la parola al dottor Schiavone in fase di replica, qualora volesse aggiungere o commentare qualsiasi cosa, e poi fatemi sapere anche per quanto riguarda gli altri auditi se desiderate prendere la parola. Grazie mille. No, prego, dottor Schiavone. Ho difficoltà. Noi la vediamo e la sentiamo bene. Perché risultava non connesso. Dunque, io devo davvero ringraziare il Comitato ancora per questa grandissima opportunità per scambiarci opinioni, e soprattutto credo che non spetta a noi dare consigli, se non suggerimenti, alla costituente bicamerale, che, come abbiamo detto, è diventerà lo strumento di relazione con le istituzioni già esistenti, ma soprattutto perché va a completare quel mosaico, come dicevamo prima, che rimette nel quadro quel mosaico che rappresenta il mondo degli italiani all'estero. Complesso, come diceva sicuramente l'onorevole Fassino, al quale va un nostro saluto particolare e un ringraziamento anche particolare per quanto di importante ha continuato negli ultimi decenni a produrre, e l'attenzione con la quale ha seguito le nostre comunità, fosse anche perché è il padre di quella che è la legge del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. E proprio per questo, cioè, noi siamo motivati a creare condizioni nuove affinché quello spirito oggi venga replicato e rimesso nelle condizioni di poter dare strumenti nuovi come questo sul quale ci stiamo soffermando, proprio perché è composita la presenza oramai degli italiani nel mondo, tant'è che da alcuni anni abbiamo delle presenze perfino in Cina, sì, per ragioni specifiche, ma soprattutto perché il mondo degli italiani all'estero, cioè, diventa l'asset per dare all'Italia diciamo, quegli elementi aggiuntivi di sussidiarietà che possono davvero rendere molto più competitivo il nostro paese nei diversi ambiti, ma soprattutto per gli aspetti caratteristici e distintivi del genio italiano, e per, diciamo, quella oramai riconosciuta forma di integrazione che passa attraverso l'internazionalizzazione e rende forte il sistema Italia ovunque nel mondo. Ripeto, sarà nostro diciamo, compito consegnare alla relatrice, all'onorevole Suriano, una memoria scritta per aggiungere non suggerimenti, ma considerazioni che potrebbero essere utili proprio alla costituzione della bicamerale, che, come dicevano i colleghi, cioè, dovrebbe assumere una forma permanente
proprio per evitare che all'inizio di qualsiasi legislatura si arrivi a mettere in discussione l'esistente. Sono trascorsi tantissimi anni davvero per raggiungere questi obiettivi e crediamo che il tempo sia maturo per rimettere la presenza degli italiani all'estero nel discorso pubblico nazionale, perché grazie anche a queste esperienze maturate all'estero possiamo dare un contributo all'integrazione di altri cittadini che decidono di venire in Italia per avere un, diciamo, per avere un'opportunità di vita che sia la realizzazione dei loro sogni. Noi stessi, le nostre generazioni agli inizi del secolo scorso e di questo secolo hanno avuto dei sogni che abbiamo potuto realizzare anche nelle ristrettezze e nelle difficoltà, però abbiamo anche il compito di favorire l'integrazione di coloro che nel nostro paese intendono risiedere, lavorare per dare un contributo allo sviluppo e al progresso dell'Italia moderna. Io ho immagino la sensazione che Silvana vorrebbe intervenire ancora per aggiungere soprattutto alcune considerazioni sotto l'aspetto culturale e sulla mobilità giovanile, perché sono aspetti sui quali noi negli ultimi 4 anni abbiamo lavorato e dedicato grandissimo tanto tempo. E proprio di mesi fa il seminario di Palermo, nel quale per la prima volta abbiamo invitato 115 giovani provenienti da tutto il mondo, nonostante le difficoltà finanziarie, che replicavano la prima conferenza mondiale dei giovani che si è tenuta a Roma nel dicembre del 2008. Appunto, uno sguardo più aperto al mondo per dare anche all'Italia l'opportunità di integrare i propri cittadini che sono nati altrove oppure che oggi si mettono in cammino per risiedere e andare a vivere in altri paesi. Oh, grazie mille, dottor Schiavone. Quindi su invito dello stesso dottor Schiavone, dottoressa Mangione, se vuole intervenire, prego. Quello che diceva l'onorevole Fassino, ma anche quello che ha detto l'onorevole Missoli e l'onorevole Suriano mi hanno fatto pensare a un'altra cosa, ai problemi concreti da affrontare molto rapidamente, perché una delle cose fondamentali che dobbiamo fare attraverso l'associazionismo, attraverso la bicamerale, attraverso il nostro lavoro comune, è quello di tentare una reductio ad unum, il ritrovare quelle che sono le esigenze più immediate e più sofferte da parte dell'emigrazione tradizionale, la quale continua a chiederci la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana e non verrà mai a risiedere di nuovo in Italia, ma la vuole come una specie di dimostrazione dell'appartenenza e della discesa dai sacri lombi della cultura italiana, e quella invece dei giovani e della nuova emigrazione da, per così dire, arruolare all'interno di questo sistema esteso dell'Italia all'estero, l'Italia che si sta all'estero, come in Italia stessa, come diceva l'onorevole Fassino, sempre più anglicizzando, perché la creatività e la creazione di strumenti sempre più moderni e sempre più raffinati di comunicazione, quelli che ci permettono di chiacchierare a distanza, per quanto mi riguarda, del pond, cioè dell'intero Atlantico, sono tutti quanti in mano al linguaggio inglese in tutte le sue diverse sfaccettature nei diversi paesi. Quindi il poter affrontare
questi due estremi e riportarli insieme per avere la forza basata sull'associazionismo, basata sugli strumenti di rappresentanza, basata sul nostro dialogo diretto con la costituenda bicamerale, è assolutamente necessario da costruire al più presto possibile per poter affrontare il post-Covid-19 in maniera tale che l'Italia ne esca volando e splendente e che tutta l'Italia all'estero si senta coinvolta in prima persona, partendo dai giovani, in questo rapporto di amore e di discendenza, ma anche di collaborazione e di costruzione del futuro per tutti quanti noi. Non possiamo più permetterci di fare promesse che poi non manteniamo. Grazie, grazie dottoressa Mangione. Chiedo quindi se ci sono osservazioni da parte degli altri auditi, dottor Maggio, dottor Gazzola e il dottor Ricci. Non vi sono osservazioni o commenti, ringrazio ancora gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione informale. Grazie ancora a tutti.